Il 9 ottobre del 1963 un pezzo del Monte Toc entrò senza bussare nella diga del Vajont appena costruita. Del resto i valigiani lo sapevano che quel nome, Toc, stava per toccato, marcio, quindi pronto a disfarsi. Quando la montagna franò sulla diga del bacino artificiale partì un'ondata gigantesca, ma fu solo la prima, che si portò via intere frazioni e le vite umane che le popolavano. La seconda onda fu ancora peggio della prima. Milioni di metri cubi di acqua scavalcarono la diga e si riversarono nella gola del torrente Vajont fino a raggiungere il Longarone e i paesi vicini, portandosi via altre vite umane. L'acqua che si riversò nel Piave provocò un'enorme piena. Tutto intorno, dove prima torreggiavano piccoli borghi, ora galleggiavano solo fango e detriti. Alla fine della tragedia, la triste contabilità dei morti arriverà a segnarne 2000. Esiste un doppio legame tra il disastro del Vajont e l'Abruzzo, un prima e un dopo che partono da qui e qui ritornano in un certo senso. Sì, perché alla costruzione dell'invaso artificiale contribuirono anche quelli che vennero chiamati gli acrobati delle dighe, operai in grado di lavorare appesi sulla roccia ad altezze vertiginose. La gran parte di quegli acrobati delle dighe in azione nel Vajont arrivava proprio dall'Abruzzo, da quella stessa terra che anni prima aveva offerto il proprio tributo di vita e di morte alle miniere di Marcinelle. La diga l'abbiamo fatto quasi tutto noi olettese, la diga del Vajont, perché ne eravamo circa un centinaio, delle volte di più e delle volte di meno. Facevate quasi tutti i minatori, forse è il mestiere più rischioso? Beh, è il mestiere più rischioso perché prima di ogni cosa andavamo su e giù con le corde. La diga è alta 265 metri di altezza, poi ancora 200 metri sopra noi andavamo della diga a spezionare con le corde, per far scendere le pietre pericolose, perché noi andavamo sotto a lavorare. Vi calavate con queste corde e stavate sospesi a quanti metri da terra? È circa un 500 metri. Il secondo nodo che stringe la tragedia del Vajont all'Abruzzo è giudiziario. È all'Aquila, infatti, che alla fine degli anni 70 si svolsero i primi processi ai responsabili del disastro. Dopo alterne vicende, a poco più di 7 anni dalla tragedia, 14 giorni prima della prescrizione, il processo Vajont, che era passato a lungo dall'Aquila, terminò con condanne giudicate insignificanti se paragonate alla portata del disastro. Letto Manopello, a meno di 40 km da Pescara. È un paesetto come tanti altri della zona, addossato alle prime colline che annunciano...